abbiamo come relatore il professor Mauro Rottoli, che vedete alle mie spalle, che è docente presso l'Università di Trento, lavora per il laboratorio di restauro dei musei di Como ed è un archeobotanico, cioè si occupa di analisi di resti vegetali e di resti organici. Questa serie in particolare parlerà di alcuni resti organici particolari che ci interessano, che sono i tessuti. Lascio la parola al professor Rottoli e buon ascolto. Allora, grazie a chi mi ha invitato, al comune e a tutti quanti, e grazie a voi che siete venuti questa sera. La mia conferenza dovrebbe spiegare la difficoltà per recuperare da esigui frammenti delle ricostruzioni attendibili del modo di vestire dell'antichità, e soprattutto suscitare, diciamo così, una discussione sulla, se ovviamente la cosa vi interessa, sulla continuità o meno del modo di vestire. In pratica noi, questa disciplina che ha pochi anni, la disciplina che studia i tessuti, non ha ancora delle opinioni precise su come erano vestiti nell'antichità le persone, però ci sono alcune informazioni che farebbero pensare che esiste una continuità addirittura dal primo millennio avanti Cristo, dall'età del ferro fino al pieno medioevo, e questa continuità è stata un modo di intendere, di pensare i vestiti che ha attraversato tutta l'Europa. All'interno di questo lunghissimo periodo sembra che l'età romana abbia ovviamente cambiato tutte le cose, e poi a un certo punto invece questo substrato che era diffuso un po' dappertutto sia di nuovo riaffiorato. Ovviamente questa è un'ipotesi che abbiamo fatto recentemente, ma che ha ancora molto bisogno di essere confermata, e che, come dire, vorremmo capire se effettivamente i dati che abbiamo oggi possono in qualche maniera verificare questa ipotesi. Ma man mano che ne parleremo vedremo se questo argomento può essere un filo conduttore. La prima diapositiva che noi vediamo è quella che è stata utilizzata per la necropoli di Collegno, che è una necropoli longobarda che è stata studiata recentemente e che è ancora in realtà in studio, e che è una diapositiva che vi fa vedere in pratica la difficoltà che noi abbiamo per ricostruire i vestiti dei longobardi, ma in pratica di tutti gli uomini dell'antichità, uomini e donne dell'antichità. Come potete vedere ci sono degli oggetti, lo scudo piuttosto che delle armi, che in qualche maniera sono gli unici oggetti che si sono conservati nelle tombe, che sono quelli che noi vediamo con i frammenti di cuoio che sono attaccati a questi oggetti, cinture eccetera eccetera, mentre come vedete i vestiti delle persone sono evanescenti, perché in realtà i dati che noi abbiamo sono così esigui che ricostruire questi vestiti è veramente problematico. Per cui, insomma, questa è l'immagine che noi possiamo dare sostanzialmente sia della preistoria, della protostoria, che dei tempi dell'alto medioevo. Passiamo alla successiva ed entriamo a vedere, diciamo così, invece delle suggestioni. Qui ho messo insieme dei vestiti, delle persone vestite, raffigurate in varie maniere, di tutte le epoche, dal guerriero di Mozia all'arte delle situle, ai longobardi e ai romani, unicamente per dire: noi abbiamo dei documenti iconografici di vario genere che ci fanno vedere delle persone che hanno appunto dei vestiti. Certe volte possiamo pensare che siano dei vestiti reali, cioè che raffigurino, siano delle raffigurazioni naturalistiche, diciamo così. Altre volte invece siamo perplessi, perché forse si tratta soltanto di sistemi
iconografici, cioè di rappresentazioni copiate da una tradizione già consolidata, in cui in pratica non è che si raffigura un vestito vero e proprio, ma semplicemente chi legge questo monumento, questo oggetto, deve capire, ritrovare dei segnali che sono quelli stabiliti e che sono patrimonio comune, per cui magari non sono i vestiti reali indossati dalle persone, ma semplicemente delle raffigurazioni di persone che hanno determinate caratteristiche. Vi faccio notare quello più in basso sulla destra, che sono i famosi tre re magi raffigurati a Ravenna, e è uno dei vestiti più incredibili che si possano trovare, diciamo così, dal punto di vista iconografico. Ci chiediamo se realmente c'è un qualcosa da cui l'hanno copiato. Ovviamente non sono i re magi del primo secolo, diciamo così, perché sono i re magi raffigurati in età bizantina, ravennate. Quindi quali sono questi vestiti? Chi indossava questi vestiti? E se qualcuno effettivamente li aveva mai indossati? Oppure è semplicemente una raffigurazione esotica, diciamo così, per raffigurare dei personaggi che vengono dall'Oriente, un Oriente immaginato, diciamo così. Passiamo invece a degli oggetti reali. L'altro problema che noi abbiamo è che quasi sempre abbiamo dei tessuti che sono dei tessuti trovati nelle tombe, per cui sono tessuti deposti con il corpo, un corpo morto. Sono dei vestiti che si danno, c'è un automatismo che fa andare avanti la diapositiva. Sono dei vestiti che vengono indossati dai morti, e non sappiamo se questi vestiti sono stati appositamente fatti per la sepoltura oppure sono i vestiti di tutti i giorni che sono stati utilizzati anche nella sepoltura, nel momento del rito di passaggio, per cui pochi sono invece i tessuti, diciamo così, dei vivi che noi abbiamo trovato dal punto di vista archeologico. E alcuni che vi faccio vedere, tra i più famosi, che conosciamo più o meno tutti, sono questo, che è un tessuto dell'età del bronzo trovato a Ledro, e che è una sorta di stola con un magnifico disegno a losanghe, che è fatto di lino, ma ci sono anche dei elementi in lana all'interno del tessuto. Poi c'è un altro, quella nella successiva, vediamo invece un altro ritrovamento clamoroso, recente, che sono dei leggings veri e propri, una calzamaglia, non so come descriverla, che è stata trovata in Alto Adige, sempre in zona dove i ghiacci si stanno sciogliendo, che è invece dell'età del ferro ed è di lana. Come vedete, una piuttosto robusto il sistema di cucitura, con dei rammendi. È un oggetto che è stato utilizzato durante la vita, e appunto dell'età del ferro, per cui siamo già nel primo millennio avanti Cristo. E poi passiamo alla successiva e vediamo invece dei tessuti particolari di età romana, che sono stati trovati su una nave rinvenuta a Comacchio già ventina di anni fa, e ci sono dei tessuti utilizzati per sistemare, per rendere la nave che non entrasse l'acqua, per coibentare la nave, e possiamo passare pure alla successiva, e invece degli altri oggetti posseduti dai marinai e persi durante il naufragio. Vedete una magnifica borsa di paglia, in realtà non è paglia ma è la stipa tenacissima, lo spanto, non so se conoscete le spedrillas, le scarpe tipicamente spagnole, che sono fatte, appunto, che hanno la suola fatta di spanto. E vediamo se riusciamo a togliere questo. E comunque la borsa è una borsa come quelle che si usano a mare piuttosto che d'estate, e che veniva fatta verosimilmente a Cuma, perché abbiamo dei dati storici che ci dicono che la lavorazione dello spanto era fatta a Cuma, cioè materiale che veniva dalla Spagna, che veniva importato in Italia come prefabbricato, diciamo così, e poi veniva fatto, distribuiti nel Mediterraneo degli oggetti, appunto, con un sistema di prefabbricato, vi dicevo, perché non so se potete notare
che la borsa è fatta a strisce. Queste strisce in pratica erano già prodotte dalla fabbrica e poi i vari laboratori artigiani potevano combinarle per fare borse di vario tipo, stuoie di vario tipo e anche abiti di diverso utilizzo. A sinistra, nonostante questa battaglia che stanno combattendo per risolvere l'animazione, a sinistra invece c'è un grembiule di cuoio, sempre trovato sulla nave di Comacchio, una scarpa, vedete a destra, fatta di cuoio, che è un pezzo unico di cuoio che è stato tagliato e poi cucito per fare la tomaia sotto e le stringhe, diciamo così, sopra, e in particolare appunto delle corde che sono state utilizzate invece per cucire la nave, perché la nave è cucita, cioè le assi sono unite fra loro proprio con dei fili di sparto, sempre con questo meccanismo di utilizzare del materiale che era già disponibile per varie situazioni. Siete riusciti a... No, c'è qualcosa di... Va bene, a parte questo, cioè, insomma, tanto c'è lui che va avanti e indietro, adesso possiamo andare avanti. Qui vedete invece, dopo il materiale romano, del materiale bruttissimo per carità di età medievale, sempre, diciamo così, dei vestiti dei vivi, in realtà più dei vestiti sono verosimilmente degli stracci buttati via, perché sono stati trovati in latrine a Udine e a Ferrara, e del materiale di riciclo di lana che è stato buttato e che si è conservato anche particolarmente male. Ma adesso, dopo aver detto queste poche cose sui vestiti dei vivi, andiamo a parlare invece dei vestiti dei morti, per cui possiamo andare avanti con la diapositiva. Qui vedete uno schema dell'attività che si fa per riuscire a trovare questi piccoli frammenti di tessuti che si trovano all'interno delle tombe. Il caso che noi abbiamo qui organizzato è riferito a questa famosa necropoli di Collegno, ma potremmo averla... Lo schema che abbiamo seguito l'abbiamo utilizzato anche per la necropoli di Montecchio, sempre longobarda, che abbiamo studiato in anni recenti, perché addirittura il volume è stato pubblicato l'anno scorso. Per cui bisogna cercare in ogni punto i frammenti di tessuti. Dove sono questi frammenti di tessuto? Proviamo alla prossima. Che cosa, anzi, in realtà più genericamente, che cosa noi possiamo trovare all'interno delle tombe? Noi possiamo trovare in realtà tutto, qui questo elenco comprende tutto il materiale organico che noi possiamo trovare all'interno delle tombe, per cui oltre ai tessuti anche legno, foglie, paglia, carboni, cuoio, pelliccia, e qui ci torneremo sopra, lana, osso, corno di cervo, avorio, piume, anche questa è una cosa curiosa, e larve di insetti, ahimè, perché la decomposizione dei corpi porta questo tipo di materiale. Passiamo alla successiva, per cui, diciamo così, in realtà noi potremmo trovare tutti questi materiali. Ma quali troviamo? Troviamo quei materiali che per qualche motivo si sono conservati. Ed in particolare, all'interno delle tombe, i meccanismi sono questi e, come vedete, il meccanismo più importante è la mineralizzazione. La mineralizzazione è un meccanismo, dal punto di vista chimico-fisico, complicatissimo, ma semplicemente la presenza di metalli o di ferro o di leghe di bronzo all'interno delle tombe favorisce semplicemente la conservazione del tessuto. Quanto materiale viene conservato? Passiamo alla prossima. Nel caso dei materiali, degli oggetti in ferro, noi possiamo trovare nelle patine di alterazione, nella ruggine dei vari manufatti che si trovano all'interno, dei tessuti. Questi tessuti si appiccicano, diciamo così, vengono inglobati dalla ruggine e si conservano in questa maniera. Ovviamente sono un po' diversi dal tessuto originale, però certe volte si conservano anche discretamente, vedete sotto una bella tilina, diciamo così, trovata in una tomba di Testona, che è sempre in Piemonte, un tessuto longobardo. Passiamo alla prossima, invece vediamo la conservazione attraverso il bronzo, il rame. La conservazione con il rame e il bronzo è particolarmente varia, mentre, diciamo così, i frammenti tessili che troviamo con il ferro sono arrugginiti, semplicemente, quelli con il rame e il bronzo hanno tutte le possibili forme. Cioè noi vediamo certe volte dei tessuti, vedete quella in basso, dei tessuti che sono ancora, cioè si possono prendere in mano, sembrano
ancora ben conservati, in realtà si sfibrano completamente, però sono dei tessuti veri e propri, il colore ahimè lo perdiamo sempre, diventano tutti gialli o verdini. Oppure ci sono delle immagini che sono assolutamente limitate sia nello spazio che nella consistenza, che sono delle fibre in pratica che si sono trasformate in piccoli frammenti di bronzo o di rame, meglio, e che si conservano qua e là e che possono essere riconosciuti solo se al momento dello scavo vengono campionati con le zolle staccate dal terreno e portate in laboratorio, perché se no si distruggono completamente. Per cui, diciamo così, la presenza di oggetti di bronzo, rame e anche argento certe volte permette di trovare manufatti, tessuti di una certa dimensione, più spesso invece soltanto delle immagini. Passiamo alla successiva e vediamo quali materiali noi potremmo trovare all'interno della tomba, metalli, che possono in qualche modo darci delle informazioni sui vestiti. È ovvio che qui è un elenco che comprende tutto quello che si può trovare in una tomba di metallico e soprattutto nelle tombe maschili, e questo diagramma vale soprattutto per le tombe di età medievale, ma non solo, noi avremo molti oggetti di metallo nelle tombe maschili con armi, per cui vale per le tombe longobarde, ma può valere anche per le tombe più antiche dove ci sia un sepolto con armi, e quindi dalle armi, sulle armi, frammenti di tessuto che potranno dirci come è fatto l'abito del maschio, diciamo così. Nelle tombe femminili spesso noi abbiamo minor numero di oggetti, soprattutto sono oggetti di solito più piccoli, perché non ci sono le armi che sono grosse, però magari ci sono dei contenitori piuttosto che, e quindi la conoscenza dell'abito femminile in realtà è più ridotta, perché il numero di oggetti metallici è di solito minore o sono più piccoli. Passiamo alla prossima diapositiva e vediamo che cosa si deve fare sullo scavo. Nel caso di tombe di inumati, che è il caso più frequente dove si conservano dei tessuti, la cosa principale da fare è un accurato rilievo sia delle ossa sia della posizione degli oggetti di metallo in rapporto alle ossa. Poi un prelievo indisturbato degli oggetti, di solito appunto con la zolla, e spesso per poter vedere questi oggetti meglio, per sapere come conservarli, è necessario fare delle radiografie prima di scavarli in pratica, perché si prendono dei blocchi di questo materiale arrugginito, si porta in laboratorio e si fanno le radiografie da dove compaiono questi piccoli oggettini, in questo caso delle agenti. Poi la fase successiva il lavoro che si fa in laboratorio. Mediamente noi lavoriamo insieme al restauratore e lavorando insieme al restauratore si riescono a fare le cose meglio possibili, sia per quanto riguarda la conservazione dell'oggetto in sé, sia per quello che riguarda la conservazione del tessuto. Perché? Perché mediamente per restaurare l'oggetto bisogna togliere il tessuto e quindi bisogna decidere cosa fare. Fondamentalmente meglio controllare e prelevare il tessuto prima di completare il restauro. Però è chiaro che lavorando insieme al restauratore si ottengono i risultati migliori. Passiamo alla successiva. Ovviamente una volta campionati e guardati tutti i materiali insieme al restauratore, c'è poi la fase di analisi in senso stretto che si fa in laboratorio con la microscopia di vario genere, che può essere anche microscopia molto fine con il microscopio elettronico a ingrandimenti molto maggiori di 500, cioè fino in pratica a 10.000 ingrandimenti. Passiamo alla successiva e vediamo degli esempi. Cominciamo dalla parte preistoria e protostoria e poi andiamo verso di noi e vediamo se questa ipotesi originale che vi ho detto di una continuità più che millenaria può essere in qualche modo sensata. Qui vedete delle spade della necropoli di Uomo di Nogara e su queste spade, sugli spilloni trovati all'interno delle tombe, sono state trovate delle tracce, come vi dicevo, minimali di tessuto vegetale, sicuramente, probabilmente lino,
di cui appunto rimangono in realtà semplicemente delle fibre scomposte, non possiamo dire niente del tessuto. In molte tombe sono presenti degli spilloni che sono messi a testa in basso e con la punta in alto. Quindi è verosimile che la presenza di questi tessuti appoggiati agli spilloni indichi che in realtà sono dei sudani, perché la posizione di uno spillone con la punta verso la testa, l'unico motivo sensato sarebbe quello appunto di che stringesse un sudario. In realtà, come dire, del tessuto non è rimasto niente, quindi è semplicemente un'ipotesi che ci dice, il materiale che noi abbiamo trovato dice che c'era del tessuto. In alcune tombe sono presenti anche quelli che sembrano dei copricapi, dei cappelli fatti con tanti perni di bronzo. Questi perni di bronzo erano applicati a un copricapo sicuramente di cuoio, di cui qualche vaga traccia siamo riusciti a trovare. In pratica, poca roba. Passiamo alla successiva, invece questo è uno degli esempi più clamorosi dell'età del ferro, è una tomba dell'orientalizzante cosiddetto, a Casale Marittimo che si trova vicino a Pisa. In questa località sono state trovate delle statue, di cui vedete una riproduzione, che avevano anche un vestitino molto rudimentale, dipinto di rosso, c'erano delle tracce minimali di queste braghette, non so chiamiamole così, rosse. All'interno delle tombe c'erano sia tombe di inumati che tombe di cremati. In realtà la tomba del cremato, probabilmente il capofamiglia, è quella che ha dato più materiali. Sono stati trovati i tessuti, dei tessuti, però in questo caso più che un vestito era il sacco dove erano state raccolte le ceneri, pratica che è nota anche in Veneto, direi sia a Padova che a Este, cioè la presenza di un sacchetto che contiene le ceneri, oppure di un vestito che anziché essere sul morto, perché è stato bruciato, in realtà veste un oggetto, un vaso, piuttosto che un'altra urna dove sono conservate le ceneri, per trasferire, diciamo così, per vestire ancora il corpo che in realtà non c'è più. Qui vedete un particolare proprio della tela che avvolgeva il corpo, le ceneri, e i fili di questa tela sono filati in una maniera particolare. In pratica ogni filo è composto da due fili che sono fra loro ritorti, ed è assolutamente analogo questo modo di tessere, di filare meglio, a quello che usavano gli egizi nelle loro sepolture. Il sistema probabilmente era diverso per alcune fasi, cioè soprattutto per la presenza di nodi piuttosto che di altri sistemi per fare un filo più lungo, ma il tipo di tessitura del lino, anche in questo caso, assomiglia moltissimo a quello presente nelle tombe egiziane. Sotto invece vedete un altro frammento che è di lana, mineralizzato perfettamente, e vi faccio notare, anche se è complicato, a parte la foto al microscopio elettronico delle impronte, perché la lana non c'è più, ma è rimasta l'impronta sul metallo, vi faccio notare, se riuscite, che in pratica è un tessuto molto stretto. Questo è l'ordito, verosimilmente, e questa è la trama. Trama che è stata molto appressata per dare un tessuto robusto. Forse una calza. E vi ricordate i leggings che abbiamo visto prima? Per cui anche in questo caso noi abbiamo un tessuto molto compatto di lana, fatto in questa maniera abbastanza curiosa. Passiamo alla successiva e vediamo un altro esempio di necropoli dell'età del ferro, uno studio che è ancora inedito. Colle Vaccaro è un sito dell'Abruzzo, tra Marche e Abruzzo, che sta vicino all'area abitata dai Piceni cosiddetti, di cui vedete questo famosissimo esempio di uomo del guerriero di Capestrano, con questo cappello assolutamente rocambolesco. E vi faccio vedere a quest'altra cosa che è meno appariscente. Sulla statua c'è questo
oggetto che è una sorta, una parte di un'armatura, che mi sembra che si chiami cardiofilax, che era presente anche nella tomba che è stata analizzata. Sono tante le tombe che sono state analizzate in questa necropoli. E all'interno di questa tomba sono stati trovati ancora questi fili, questi tessuti di lana molto molto appressata sulle gambe, questo era possibile riconoscere, e poi invece in un'altra parte del corpo un tessuto sempre di lana con una decorazione di cui si intravede la forma sempre a losanga, che ritorna in questo caso. Da un certo punto di vista noi sappiamo con una quasi sicurezza che la lana è stata la grande fortuna dell'età del ferro in Italia, nel senso la capacità di sia di allevare le pecore che di filare e di fare dei vestiti di lana. Perché? Perché nell'età del bronzo in realtà la lana non c'è o ce n'è pochissima. Probabilmente perché le pecore allevate nell'età del bronzo producevano una lana pessima, non erano state ancora selezionate. La vera lana che viene selezionata e sicuramente diventa la fibra più utilizzata, succede ciò. Questa lana viene allevata, cioè le pecore vengono allevate nell'età del ferro e dovunque in Italia la maggior parte dei vestiti di quell'epoca sono di lana, così come quelli di Verrucchio. Guardiamo la successiva, che appunto è un cenno su Verrucchio. Verrucchio è un sito fantastico dove si sono conservati dei mantelli interi all'interno di queste tombe. Io vi faccio vedere questa chicca unicamente perché è la più recente. All'interno di un elmo è stato trovato una sorta di cestino, assolutamente curioso, perché l'elmo era scomodo, pesante, e anziché imbottirlo di cuoio, come si aspettava che succedesse, invece è stato trovato una sorta proprio di intreccio, un cestino proprio. Di che materiale si è fatto? Però abbiamo tentato tutti i modi, lo vediamo, lo osserviamo, è una pianta probabilmente palustre, ma non riusciamo a capire di che materiale sia. La cosa più curiosa è che sia Verrucchio che nella tomba precedente che vi ho fatto vedere di Colle Vaccaro c'è lo stesso tipo di intreccio sotto un elmo, per cui una moda diffusa, diciamo così, tra Emilia e Abruzzo più o meno nella stessa epoca. Sulla destra in basso vedete invece un grumo di colore blu che è stato recentemente analizzato e che pare che appunto potrei essere troppo lungo, ma vi dico in poche cose questa vicenda. Le tombe di Verrucchio sono di una ricchezza mostruosa, straordinaria e quasi inconcepibile. All'interno di ogni tomba ci sono migliaia di oggetti, alcuni sono delle fibule in ambra, non so chi ha mai visto il museo di Verrucchio, delle fibule in ambra importabili perché sono grandi come una mano e quindi in vita difficile portarli, forse molti sì. O forse soltanto per determinate cerimonie. Queste fibule sono straordinarie dal punto di vista della tecnologia e non sono conosciute altrove. Per cui un'ipotesi non tanto peregrina è che questi signori di Verrucchio importassero ambra che veniva dal Baltico unicamente per i loro morti. Non la commerciavano, però dovevano essere così ricchi da comprare quest'ambra che veniva appunto dal Baltico. Allora è stata proposta nell'ultimo convegno che si è tenuto l'anno scorso che la ricchezza di questi signori, che non poteva essere sul commercio dell'ambra, derivasse da qualche altro commercio. E l'ipotesi appunto che è stata suggerita dal chimico che ha fatto le analisi è che il commercio fosse non tanto appunto di ambra, forse della lana che producevano questi signori, o ancor meglio della lana tinta di un blu, che probabilmente erano gli unici all'epoca che riuscivano a fare, che forse avevano una distribuzione maggiore di quanto possiamo pensare. Ovviamente quale sarebbe la prova? La prova sarebbe trovare della lana blu da qualche altra parte del mondo, ma ahimè sappiamo che il tessuto non si conserva e soprattutto trovare dei tessuti con ancora il blu tinto è veramente difficile. Il blu è ottenuto da una pianta che è l'Isatis tintoria, che è una pianta conosciuta, per carità, non particolarmente straordinaria. Però sul trono di Verrucchio, che è questo oggetto di legno trovato all'interno di questa stessa tomba, sono presenti delle donne che in qualche maniera lavorano della lana all'interno di contenitori e quindi è possibile che stiano tingendo la lana.
anche se, come dire, sono ipotesi tutte da dimostrare. Passiamo oltre, mi sono già dilungato troppo e siamo arrivati all'età romana. All'età romana, e questo è uno dei ritrovamenti più straordinari degli ultimi anni, all'interno del cortile dell'Università Cattolica è stata trovata un'intera necropoli con questa tomba, che è in pratica l'unica particolarmente ricca, di una donna morta in giovane età, probabilmente di un tumore sanguigno, perché è stato possibile dimostrare questa cosa, che aveva degli oggetti curiosi, un ventaglio da questa parte e un oggetto per filare, una conocchia, mi sembra che si chiami, dall'altra parte. Ma soprattutto, oltre a questi due oggetti d'avorio, quindi assolutamente straordinari, aveva intorno al capo una quantità di perline, di cilindretti d'oro, di perline d'oro e di gigli cosiddetti d'ambra, insieme a una massa di materiale che, dopo lunghe e faticose analisi, è stato stabilito che è non incenso di Bosveglia, cioè l'incenso della Chiesa, ma il materiale che deriva dalla una forma di pistacchio che cresce soltanto nell'isola di Chio, per cui una resina, la resina di Chio, che in pratica veniva importata, esportata da Chio in tutto il Mediterraneo in età romana. Più in basso vedete questa cosa bianca, è una pergamena, così supponiamo, anche se la prova trovata non c'è, dorata, che costituiva la parte del ventaglio in senso stretto e che ha un suo parallelo nel Duomo di Monza, perché c'è il ventaglio di Teodolinda, che è fatto alla stessa maniera con una scritta d'oro. Qui, come dire, i resti sono molto peggiori. Passiamo alla successiva, vedete dei frammenti di tessuto. All'interno della tomba c'erano alcune migliaia di frammenti di tessuto che sono stati recuperati uno a uno e che hanno questa cosa formidabile: pur essendo tutti piccolissimi, si tratta di millimetri, cioè questi oggetti sono grandi 5x5 millimetri, pur essendo piccolissimi sono tutti caratterizzabili, cioè si capisce chiaramente il tipo 1 dal tipo 2, dal tipo 3, e vedete a sinistra verosimilmente una stuoia su cui era appoggiato il cadavere, e a destra invece due tessuti dell'abito. Come fosse questo abito però non siamo riusciti a capirlo. L'unica cosa che sappiamo è che una parte era una tunica, verosimilmente, perché è stata trovata soltanto una camicia, diciamo così, nella parte superiore del corpo, e l'altra invece era un abito più lungo, una tunica completa che arrivava fino ai piedi. Ma che forma avessero, che colore avessero, come fossero fatti, è stato impossibile determinarlo. Passiamo alla successiva e vedete invece gli oggetti d'oro trovati in prossimità della testa, dopo conteggi, discussione, eccetera, eccetera. Passiamo alla successiva, è stato deciso che la ricostruzione più probabile del copricapo della signora sepolta nel cortile dell'Università Cattolica era una retina fatta da queste migliaia di laminette d'oro, simili a quelle dell'esempio pompeiano, con un'altra serie di elementi aggiuntivi, cioè questi gigli d'ambra e un filo d'oro che correva lungo intorno alla cuffietta. Questa ipotesi è verosimile, ma ce ne sono altre altrettanto verosimili, e quindi, come dire, rimane una certa libertà di interpretazione. Soprattutto io trovo che i gigli d'oro lì non ci stanno, insomma, a mio parere. Però, per carità, non sapevamo, non abbiamo trovato degli altri confronti, i gigli d'ambra, non abbiamo trovato degli altri confronti che ci dessero maggiori informazioni, mentre sulla dimensione e sulla modalità della cuffietta sembra che questa è l'ipotesi più probabile. Passiamo alla successiva, arriviamo ai Longobardi. Come vedete, vi ho messo questo esempio di età romana per dire che è una cosa così fuori dalla tradizione precedente che sembra essere del tutto nuova, diciamo così. Mentre se noi andiamo a vedere i materiali longobardi che derivano da questa serie di necropoli studiate nell'Italia settentrionale, passiamo alla successiva, troviamo degli elementi che sono simili, più simili a quelli dell'età del ferro.
Purtroppo di età longobarda noi abbiamo pochissimo materiale iconografico che ci può suggerire delle ricostruzioni. Passiamo alla successiva e vediamo come abbiamo operato in queste tombe. Qui vedete la campionatura che è stata fatta, cioè ogni oggetto ritrovato all'interno della tomba è stato esaminato insieme al restauratore millimetro per millimetro per trovare i frammenti di legno, tessuti ed altre cose. E vedete che in una tomba, per esempio, abbiamo trovato anche delle piume in una zona ben precisa del corpo. Poi ci sono dei frammenti di legno. E sotto vedete il cuoio, la pelliccia, l'osso corno e la loro distribuzione. Passiamo alla successiva. Sulla spada, sulle spade, che sono i materiali migliori per noi, si trova un po' di tutto. Si trovano sia gli elementi del fodero, sia degli elementi del vestito e soprattutto si trovano delle cose straordinarie. In alcune tombe a Collegno, ma anche a Verona, abbiamo trovato degli inserti o di osso o di avorio sul fodero di cuoio. E soprattutto c'è una cosa curiosissima: alcune spade hanno il fodero di legno all'interno verso il metallo e cuoio all'esterno, altre hanno invece una pelliccia che aderisce al ferro ricoperta da legno, cioè all'esterno c'è il legno. Una vera e propria pelliccia, nel senso che si vedono proprio i peli lunghi, non sappiamo di che animale, probabilmente è il capretto, cioè non è una roba di grandissima qualità, che però abbiamo trovato non solo sulle spade, ma talvolta qua e là, sugli altri elementi di cuoio del corpo. In questo caso è chiaramente una pelliccia, altrove potrebbe essere semplicemente del cuoio che non è stato lavorato bene. Però insomma, noi possiamo pensare a questi signori longobardi che avessero degli inserti di pelliccia, ma soprattutto tenessero la loro spada ben calda, diciamo così, all'interno della pelliccia, forse anche solo per conservarla meglio. Passiamo alla successiva e vediamo anche un altro elemento che non è del vestito, ma che ci suggerisce qualche cosa, soprattutto attaccati qua e là, noi troviamo dei frammenti di tessuti, che è lo scudo. E lo scudo è un oggetto assolutamente elaboratissimo per la costruzione, che però è leggero perché è fatto di un legno tenerissimo, salice o pioppo, tanto per dire, non so se le cassette di una volta della frutta erano fatte di salice o di pioppo. Perché? Perché in realtà quello che conta è la parte di metallo, un bone cosiddetto, e il rivestimento di cuoio, che noi riusciamo a vedere nei frammenti che abbiamo trovato. Passiamo alla successiva e vediamo degli altri elementi che abbiamo trovato in altre tombe, e vedete in questa tomba, che era una tomba già pubblicata, noi abbiamo trovato le piume sugli speroni, per cui a livello appunto del piede. E a quel punto ci chiediamo, che cosa erano queste piume? Il longobardo andava vestito con il piumino d'oca perché c'aveva freddo? Il giacchettone, anzi addirittura il pantavento? Mi sembra poco probabile. C'è qualcuno che ci ha suggerito che, siccome andava sempre a cavallo, un pantalone imbottito poteva essere una soluzione contro altri problemi. Improbabile anche questa. L'ipotesi più probabile è che nella tomba fosse messo un giaciglio di cuscini e che, siccome si sono conservati soltanto le piume dove ci sono degli oggetti di metallo, noi troviamo le piume solo dove ci sono gli oggetti di metallo. Spesso non c'è niente ai piedi, il ritrovamento di speroni non è frequentissimo, e quindi noi troviamo soltanto tracce di questi cuscini nella parte superiore. Però è possibile anche che invece fossero messi sotto tutto il corpo. Tenete conto che nella nostra tradizione, a parte gli alpini, le piume in realtà non costituiscono una parte dell'abito. Cioè in Europa non c'è nessuno, dal punto di vista storico, che io sappia, che usava vestirsi di piume, tranne i militari per guarnire appunto l'elmo piuttosto che... La tradizione di vestirsi, diciamo così, con le piume è americana, tropicale, degli ambienti tropicali, anche perché gli uccelli che vivono negli ambienti tropicali spesso hanno delle piume clamorose, enormi, fantastiche, quindi sono belle da indossare. C'è una tradizione anche parzialmente in Egitto, per cui nell'Africa, ma anche lì in realtà ben poco, cioè le piume di solito non si usavano per vestirsi. Passiamo alla successiva. Vi dico questa cosa, che abbiamo trovato recentemente dei dati di tipo notarile, trasmissione di beni,
ovviamente molto più tardi nel 1100, si dice che vengono lasciati i cuscini di piumino ai figli e ai nipoti, come se fossero degli oggetti di un certo pregio. Qui vedete degli esempi che noi abbiamo visto in varie necropoli, per cui sia Montecchio che a Collegno che altrove, di fibre filate e armature. Di solito cosa si trovano nelle tombe longobarde? Fibre di lana e di lino, forse anche di altri materiali. Per esempio, in alcune tombe è stata trovata l'ortica. Non so se voi vi mettereste una camicetta di ortica, ma dicono che sia una meraviglia, che sia ancora meglio del lino. Per carità, l'ortica si trova dappertutto, non c'è bisogno di coltivarla. E in una tomba vicino a Lecco è stata trovata appunto dell'ortica. Poi ci sono i filati. Una cosa assolutamente frequentissima, che è presente già nelle tombe di Verucchio, quindi nell'età del ferro, e nelle tombe longobarde, sono i filati modello a scacchi. Perché? Come si ottiene questa cosa? Ovviamente noi non abbiamo più i colori, ma si ottiene usando dei fili che sono parte torti a Z, secondo la direzione Z, e parte ritorti secondo la direzione S. Normalmente i fili vengono ritorti a Z, vedete il nome Z indica verso destra, perché appunto tendenzialmente la filatrice è destra e quindi gira i fili in questa direzione. Per girare nella direzione opposta o deve essere mancina o deve essere brava a filarli anche nella direzione opposta. In questi tessuti ci sono alternanza di fili Z e di fili S. Spesso l'alternanza è stabile, 4, 4, 4, 6, 6, 6, altre volte invece ci sono delle cose stravaganti, 10, 2, 4, 7, assolutamente, probabilmente perché questi fili erano anche colorati, quindi davano degli effetti diversi. In alcuni casi sono molto sottili, per cui l'effetto, ci dicono gli esperti della tessitura, è quello del piede pulla. Ve lo dico non tanto perché io lo sappia bene, ma insomma perché mi dicono che sia così. Però appunto ci piacerebbe ricostruirle e vedere che effetto fanno. E poi vedete le altre, invece, cioè le armature vere e proprie, quelle più frequenti. La tela, la battaglia cosiddetta, che è lo spigato, insomma. Delle tele spesso raddoppiate, chiamate reps, e poi tutte le variazioni legate alla battaglia per formare dei tessuti a losanga, e in genere nel tombe longobarde c'è questa losanga imperfetta che è interrotta, cosiddetta, oppure a diamante, che ha una diffusione praticamente in tutta Europa, nell'Europa longobarda e franca, eccetera, eccetera, e che è presente anche nelle tombe dell'età del ferro. Vengono usati sia la lana che il lino per fare tutte queste cose, ma di solito è la lana che viene usata per fare le armature complesse, come nell'età del ferro. Andiamo avanti. Qui vedete altri esempi su altre tombe, ma vi faccio vedere quella successiva che è più significativa. Quando noi siamo felici e contenti, quando attaccato a un singolo elemento metallico noi troviamo la sovrapposizione di più tessuti diversi, perché a quel punto noi possiamo ricostruire o avere delle ipotesi sul vestito. In questo caso, qui vedete la placchetta e quella in mezzo, noi abbiamo trovato sotto delle piume, sotto il corpo delle piume, e un tessuto che potrebbe essere quello del cuscino. Poi la placchetta che era posta dietro sulla cintura, dietro il corpo, e poi altri tre tipi di tessuti. E abbiamo fatto delle ipotesi, siccome è a livello della vita, abbiamo pensato che ci fosse una camicia infilata nei pantaloni di lana fatti con questo battaglia o losanghe, e poi un'altra cosa sopra, un'altra tunica. Ovviamente sono delle ipotesi legate a dei frammenti che sono grandi mediamente alcuni centimetri quadrati, per cui, come dire, del tutto discutibili. In qualche caso siamo un po' più fortunati perché troviamo degli oggetti più grandi, come in questo caso, per esempio, che la signora che è stata ricostruita in questa maniera ha una borsetta appesa. È stata trovata questa borsetta e il tessuto era plissettato con la borsetta sembrava, non so se avete presente quei portafogli che si usavano, i portamonete che si usavano una volta, di solito di cuoio, che avevano una striscia di metallo con
il fermo e che erano di solito appunto plissettati perché il cuoio veniva stretto. Ecco, sembra esattamente la stessa cosa però fatta in tela di lino, all'interno conteneva il nettaunghie, lo specchietto, cioè degli accessori tipicamente femminili, e per cui insomma in questo caso noi possiamo ricostruire qualcosa di più. Qui vedete, discutevamo prima questa assurda ricostruzione, almeno secondo me, ci sono delle fibure, cioè delle grosse spille, appese a una striscia pendente dalla cintura, che è una ricostruzione che è stata partorita, diciamo così, recentemente, vedete anche nell'altra donna sulla destra, in ambito, cioè in Germania hanno stabilito questa cosa, francamente non so sulla base di che dati, probabilmente perché hanno trovato del cuoio anziché del tessuto attaccato a queste fibre. Però una persona, cioè, vi rendete conto che è assurdo se fosse un vestito da vivo, poi teniamo conto che il vestito da morto può essere diverso, ma è assurdo che una donna che vada in giro un po' scomoda con un coltello sulla sinistra, la sacchetta, per carità, anche il coltello forse sulla destra, ma poi con due grosse fibure bellissime appese, cioè che senso ha? Per cui appunto le ipotesi che ovviamente ci piacerebbe dimostrare è che invece fossero appunto delle gonne chiuse con la fibbia aperta e chiuse con, cioè un'unica telo richiuso, oppure che le fibure attaccassero due elementi, due tessuti diversi. E in qualche caso, anche settimana scorsa a Cividale abbiamo visto una fibula di questo genere, ci sono due tessuti, cioè ci sono due frammenti piccolissimi di tessuti diversi, uno finissimo e l'altro invece più grossolano, come se ci fosse appunto un elemento più robusto del vestito su cui è fissato un velo piuttosto che. Ovviamente, tenendo conto che queste sono tombe, è possibile che invece le fibre fissassero anche qui il sudario e che quindi fossero messe in quella posizione unicamente perché il sudario era stato poi chiuso in quel punto. Però insomma ci sembra improbabile, davvero. Sono sempre a coppie queste fibre. Passiamo alla prossima, ho quasi finito, scusatemi l'orario. In questo caso, in questa tomba, a livello sempre della vita del bacino, noi abbiamo trovato una serie di frammenti, anche qui piccoli ma già significativi, di tessuti molto complessi, delle nappe probabilmente, e dei tessuti molto elaborati, di cui è difficile ricostruire con precisione come sono fatti. Pensiamo che ci fossero, a livello appunto alla fine della camicia, dei decori fatti in fibra tessile. Nella successiva invece vediamo che in altre tombe, sempre longobarde, sono state trovate sia in questa posizione che in prossimità della mano, quindi della manica, piuttosto che alla base, vicino ai piedi, delle decorazioni fatte in oro. Non so se notate, quello sopra è una striscia d'oro lavorata e unita con dei piccoli, più che nodi, sono delle piegature, che veniva probabilmente intessuta all'interno di una passamaneria, se così si può dire, e vedete anche qui il solito disegno losanga che si nota piuttosto bene. Questa è una tomba trovata a Mantova, sempre longobarda. A sinistra invece vedete degli altri ricostruzioni di queste decorazioni che sono fatte verosimilmente con il tessuto lavorato a tavoletta, che è un sistema utilizzato sempre sia nell'età del ferro che nell'età romana, in cui si usano delle tavolette triangolari o quadrate con i fili all'interno che si girano e si cuciono, si uniscono insieme, che è un sistema tipo passamaneria, l'effetto è quello, e che può essere applicato su degli altri abiti. Qui vedete sotto poi per confronto dei fili di tessili che abbiamo trovato nella necropoli di Trezzo, che sono fatti sempre alla maniera longobarda, per cui sono delle laminette piatte, e un filo come quello invece della necropoli della tomba dell'Università Cattolica, che è un filo di età romana, che invece è un filo a spirale avvolto su un filo tessile. Per cui anche la tecnica dell'oro, che in età romana è diversa,
in età longobarda riprende modelli che sono più antichi. Passiamo a questa diapositiva che vi ho messo per dire come i Longobardi sono stati variamente vestiti nell'iconografia attuale a sinistra, mentre a destra vedete quel poco di Longobardo che c'è rimasto, e c'è questo, la cosa più divertente, quel signore che sembra che vada in altalena, che è assolutamente, che non ricordo se è Benevento, mi sembra, o la, mentre Santa Maria Fuori Sporta è quello più in basso, che è vicino a Castelsetrio, e anche qui ci sono i Re Magi che visitano la Madonna, e vedete che l'iconografia del Re Magio con il cappello strampalato è comune un po' a tutta l'epoca longobarda bizantina. A parte appunto quel signore in altalena, c'è l'altare di Racchis, che è in Friuli, con dei longobardi vestiti in maniera più sensata, con dei calzari che sembrano fatti con stringhe, cuoio, cose di questo genere, e poi vedete questo Carlo Magno, guerriero, che è invece altoatesino, che è, come dire, vestito normalmente con un mantello, cioè la cosa più, la raffigurazione più semplice. Sono di epoca diversa, perché sono circa più di due secoli della raffigurazione. Poi vedete l'anello, che è un tipico anello longobardo, e anche qui c'è stata recentemente una discussione se i longobardi avevano i capelli lisci o i capelli ricci, perché in tutte le raffigurazioni di questo genere c'è sempre il signore con i capelli lisci, con la riga in mezzo, e uno dice, ma sarà, è così che andavano vestiti i longobardi, che andavano sistemati con i capelli longobardi, oppure è un'icona. A sinistra vedete delle ricostruzioni, e vi faccio notare quella in basso, che a parte il verdino dell'abito del longobardo, che non mi sembra adeguato per un longobardo, anche se qualcuno oggi direbbe cose diverse, ma non entriamo in discorsi politici, tenete conto che quel longobardo, cioè il signore, è un disegno che è stato fatto, non so se alla mostra di Trezzo sull'Adda più di 20 anni fa, e che in pratica è il longobardo adottato da tutti. Cioè in tutti i libri dove si parla di longobardi viene sempre rappresentato quel signore lì e quella signora che abbiamo già visto prima, che invece viene da un volume della Germania. In pratica, cioè, come dire, si sono sostituite delle icone con delle raffigurazioni che ha inventato un disegnatore, per carità, è carino, quello lì ha i capelli ricci, che però non sappiamo se siano reali o meno, sono semplicemente entrate, diciamo così, nella bibliografia, e ormai il longobardo è quello lì. Quello sopra devo dire che mi inquieta un po', non so, l'ho trovato su internet, diciamo chiaramente, non so da dove venga, è molto pesante, vestito pesante. L'altro è vestito un po' leggero, ovviamente, longobardo in Italia, e quello sopra è un longobardo in Germania. Arrivo alle conclusioni, questo per dirvi semplicemente che lo studio dei tessili vive su questi frammenti piccolissimi e su rari ritrovamenti di materiali un po' più grandi. Da questi frammenti che noi studiamo in maniera accanita, cerchiamo di capire il più possibile. È ovvio che i ritrovamenti più fortunati possono cambiare tutte le ipotesi che abbiamo fatto fino a quel momento, e noi speriamo di trovare dei materiali ben conservati. Dall'altra parte, come vi ho più volte accennato, c'è questa cosa curiosa che abbiamo notato di una somiglianza tra il modo dell'invasore longobardi, franchi, eccetera, eccetera, con la protostoria italiana, come se appunto l'età romana avesse inventato cose assolutamente straordinarie che poi, quando si sono perse, sono rimaste, riprese questo fondo che era una conoscenza più comune, come se noi oggi perdessimo la tecnologia informatica e riprendessimo a fare le cose come facevamo prima. Ovviamente con delle differenze, perché soprattutto, come vi dicevo, nell'antichità l'uso prima nell'età del bronzo è del lino soprattutto, poi nell'età del ferro invece tutti usano lana e ben pochi usano lino, mentre in età medievale noi abbiamo trovato sia lino che lana, ma i nostri longobardi meglio studiati sono in genere vestiti di lino, così come Paolo Diacono, che è l'unico che ci ha tramandato questa notizia, dice che i longobardi, lui che era un
un longobardo ormai diventato franco, diceva che i longobardi andavano vestiti di lino. Ovviamente sappiamo che però il lino non copre più di tanto, quando fa freddo anche i signori longobardi giustamente si mettevano il loro mantello di lana. E con questo ho finito, c'è forse un'altra diapositiva, ma sono elementi in più di tipo etnico, piuttosto che come l'unica cosa posso dirvi come elemento aggiuntivo, perché è un discorso che i longobardisti fanno moltissimo, e se si può parlare di etnia longobarda, di popoli longobardi, se sono uno o più, eccetera, eccetera, noi semplicemente diciamo che esistono anche degli elementi del vestito che potrebbero stabilire questa cosa, se è importante stabilirlo, e che attualmente noi abbiamo dei dati però troppo esili per definire se ci sono dei gruppi di un certo tipo diversi da un altro. L'unica cosa che abbiamo notato è che questo vestito a scacchi, che è tipico di età longobarda, ci fa pensare, ci fa venire in mente ovviamente i clan scozzesi, che sono contraddistinti da colori diversi, per cui magari anche in età longobarda i clan si distinguevano da colori diversi, che però noi non abbiamo trovato. E con questo insomma, la spiegazione è stata molto chiara, e anche questa volta veramente per chi era presente alla conferenza di sabato scorso abbiamo capito, ci ha fatto capire quanto il modo di vestire del passato non fosse proprio così diverso dal nostro modo di vestire oggi. Insomma, ha proprio concluso parlando del tartan, insomma, dello scozzese. Penso che tutti, perlomeno le donne, nell'armadio abbiano una donna scozzese o l'abbiano portata una volta, a parte l'Anna Rosin. Per cui, insomma, questa comunanza. E poi lo ringrazio perché veramente ci ha fatto vedere, almeno questa è la mia sensazione, delle cose mai viste prima. Questi frammenti di tessuto che noi abbiamo visto grandi nel video, ma che sono veramente molto piccoli. Io ho visto in originale qualcosa di Montecchio, cioè che sono dei pezzi molto grandi, quelli di Montecchio sono veramente piccoli. E dicevo cose mai viste, perché veramente le ha viste solo lui e gli specialisti come lui, perché non perché sono dei visionari, ma perché servono degli strumenti e delle capacità che mi sembra che si sia capito, insomma, abbastanza specialistiche. Se